Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Vi ricordo che siamo sui canali social di Per Sempre News. Sei Nazioni, sabato abbiamo giocato all'Olimpico, Italia contro Irlanda, l'Italia battuta 10-48. Ci sono stati anche altri match, il Galles batte l'Inghilterra 40-24, mentre Francia contro Scozia è stata rinviata per motivi di Covid in Francia. Insomma, vediamo un po' come si evolverà la situazione. Al più presto dovrebbe essere ripresa il match. La classifica in questo momento ci dice il Galles conduce con 14 punti, seguito dalla Francia a 9, che però deve ancora recuperare il terzo turno, poi l'Irlanda a 7, l'Inghilterra a 6, Scozia a 5 punti, anche lei da recuperare ancora una partita, chiude al sesto posto l'Italia, ancora 0 punti. Parliamo, cercheremo di approfondire meglio Italia-Irlanda con l'amico, il rugbista, il mediano di Mischia, il coach Annibale Fusco. Ciao Chicco, tutto bene? Ciao, buonasera a tutti, tutto bene per fortuna. Senza contatto, ma si dovrebbe poter ritornare sul campo se non ci saranno ulteriori variazioni. Tu saresti pronto eventualmente? Abbiamo qualche ragazzo da riportare sul campo? Guarda, noi abbiamo cominciato, in realtà non so se posso dirlo, ma la settimana scorsa con gli allenamenti individuali, quindi siamo sul campo e i ragazzi distanziati fanno l'allenamento atletico, diciamo, portano ognuno con il proprio pallone e cerchiamo di fare, insomma, quello che si può fare, aspettando tempi migliori, purtroppo. Cosa ci fa molto piacere, onestamente. Allora, Chicco, Italia contro Irlanda dall'Olimpico, di nuovo quasi 40 punti, insomma ne abbiamo ripresi 38, una prestazione sicuramente quella dell'Inghilterra migliore, quella di 15 punti, sei d'accordo? Guarda, noi parliamo di una squadra che ha subito 6 mete, 3 nel primo tempo e 3 nel secondo tempo, tra cui c'è stata una meta regolare annullata, non vista dall'arbitro, altre due mete che sono state segnate con in avanti, insomma, quasi millimetrico, insomma, le mete potevano essere, la punizione poteva essere peggiore. Parlare tecnicamente della partita, insomma, non riesco a parlare di errori tecnici o tattici, perché purtroppo è una squadra, secondo me, allo sbando. Cioè, il ruolo dell'Italia in queste sei nazioni, secondo me, è quello di permettere alla squadra che affronta di misurare la propria condizione di forma, ecco, per le partite successive. Chi gioca con l'Italia misura la propria condizione, se è in forma per poter, se l'Irlanda adesso è in forma per poter andare in Scozia e cercare di vincere la partita. Cioè, non godiamo di una considerazione, di una grossa considerazione da parte delle squadre che ci affrontano in questo momento. Ma io, se vi permetti, farei una piccola considerazione, no? Un piccolo esempio, nel senso che se la nazionale italiana, come tutte le nazionali, insomma, in un anno, in una stagione, fanno circa 10, 12, 15 partite dell'anno, ormai tra sei nazioni, test match invernali, tournée estive, io immagino che se la Nuova Zelanda su 15 partite, ad esempio, ne perde due, ha avuto una stagione, insomma, una stagione di crisi, perché ha perso due partite. Se l'Italia di queste 15 ne perdesse due, avrebbe una stagione da record, no? Non so se, dimmi tu se mi sbaglio. Quindi nessuno di noi ovviamente pretende o crede che l'Italia possa vincere con l'Inghilterra o andare a Marfield a dettare legge o vincere con il Galles, che sono nazioni più evolute di noi. Ma su 10, 12, 15 partite l'anno, almeno una o due tu devi cercare di vincerle. O se anche non ne vinci neanche una, se le perdi tutte e 12, tutte e 13, ma devi almeno mostrare in campo di avere una forza tale da poter controbattere l'avversario. Non puoi purtroppo prendere 48, 45, 50, 42 punti, perché perdi di considerazione e svilisci tutto un movimento che in realtà non merita questo. Io non credo che le colpe possano essere solo dei giocatori, perché in una società seria, in una società che si rispetta, quando un allenatore
perde la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta partita, beh, l'allenatore ha delle responsabilità. Nel momento in cui perdi, devi essere uomo da dire, da rimettere il mandato, dire: guardate, forse la colpa è mia che stiamo perdendo tutte queste partite. E la stessa cosa dovrebbero fare tutti i vertici federali, porsi delle domande, perché ormai sono 3 anni che non vinciamo una partita. Ripeto, non è la partita con l'Inghilterra a Twickenham che l'Italia deve andare a vincere, però devi dimostrare che quando scendi in campo ci sia almeno di poter avere una considerazione dalla squadra che vai ad affrontare, perché io in questo momento credo che la considerazione che le altre squadre abbiano dell'Italia è quella di dire: adesso andiamo in Italia, mettiamoci in condizione, perché poi dobbiamo andare a Twickenham contro l'Inghilterra, poi dobbiamo andare a Murrayfield contro la Scozia, quindi ti dobbiamo preparare. Ecco, questo è inaccettabile, perché l'Italia non lo Effetti, mette. e ha fatto l'Irlanda, aveva perso 2 partite consecutive, aveva soltanto 2 punti dovuti, uno per differenza di meta, insomma i famosi 7 punti, aveva 2 punti di bonus, è venuta qui a giocarsela, insomma ci ha usato veramente per fare quello che voleva e per avere adesso 7 punti in classifica, questo penso che sia evidente agli occhi di tutti. Certo, l'allenatore irlandese era sotto una grossa pressione per aver perso le prime 2 partite delle Sei Nazioni. Nonostante avesse perso la prima partita in 14 dal 20° del primo tempo, e aver perso contro la Francia in 14 di nuovo, e una partita persa all'ultimo minuto. Ed erano comunque squadre in crisi, erano considerate squadre in crisi, ma io non reputavo neanche che l'Irlanda potesse essere considerata in crisi, come non considero l'Inghilterra, che ha perso le prime 2 partite delle Sei Nazioni in crisi, perché sabato scorso ha perso contro un Galles che è stato eccezionale. Quindi sono tutte squadre che possono vincere 5-10 partite di seguito, ne possono perdere due, ma nel giro di un mese, 2, 3, 6 mesi, riescono a gestire il lavoro che fanno in un anno di preparazione. Vedono dove sono gli errori e sono capaci di cambiare persone, di cambiare modulo, di cambiare le aspettative. E quindi sono persone professionistiche che sanno vedere gli errori dove sono e sanno rimediare. Ecco, noi non riusciamo a rimediare, purtroppo non riusciamo a rimediare ai nostri errori, non riusciamo ad inquadrarli, a vedere dove sono i nostri errori. Capire la situazione, però c'è un'altra considerazione da fare. Io non credo che abbia cambiato il risultato, però insomma abbiamo degli infortuni. Ieri arriva il comunicato dal bollettino medico, insomma abbiamo altri 3 infortunati, ma il problema è anche un altro: alcuni, almeno un paio, sono stati presi e mandati a giocare nel campionato Pro 14. Anche questo può aver creato problemi nelle scelte dei giocatori da mandare in campo. Ma non lo so, non credo, perché non abbiamo un movimento talmente, forse non abbiamo, sicuramente non abbiamo un movimento talmente profondo da poterci permettere di fare che giochi la nazionale e contemporaneamente giochino le due franchigie. Nel senso che dovremmo fare in modo che quando gioca la nazionale italiana tutte le migliori forze siano dedicate alla nazionale. Ma io penso che questo da un certo punto di vista ci sia, nel senso che l'allenatore della nazionale sceglie i 23, 24, 25 giocatori che gli servono e poi gli altri li lascia per farli giocare con le franchigie, Quindi con il insomma campionato si è del calcio. organizzato. Un'ultima domanda, più che altro una mia considerazione. Io notavo nei punti d'incontro, ho visto i nostri andare piegati quasi come se fosse un discorso mnemonico, nel senso si può quasi sicuramente scaturisce un harak, mi vado a preparare il rack, quasi quella paura. Loro sono molto bravi a girarsi il pallone dalla parte loro, lo sanno fare in touch, lo hanno fatto benissimo anche il rack. Secondo te, nei punti d'incontro soprattutto, se stavano un po' di più sulle gambe, forse qualcuno in più avremmo potuto vincerlo? Ma sicuramente a me, dall'intervista che ho sentito del dopo partita dell'allenatore dell'Italia, ha detto praticamente che loro sapevano che il punto di forza dell'Irlanda era proprio nei punti di incontro, andare a contestare i palloni. E quindi immagino che si siano preparati per questo. Però voglio dire, quando una squadra poi è più forte da un certo punto di vista, è difficile sbatterla. L'Irlanda è una squadra
da questo punto di vista fortissima. Il problema è che se tu non riesci a batterli lì, dovresti almeno provare di batterli in touche o di batterli in mischia chiusa o di batterli con un piano di gioco diverso da quello che è attuato. Venuta, ovviamente. Non è avvenuto, abbiamo perso sotto tutti i punti di vista, purtroppo. Ok, Chicco, io ti ringrazio sempre tantissimo. Vedremo il 13 cosa succede. A questo punto, il 13 di marzo, è il quarto turno del Sei Nazioni, sempre dall'Olimpico, a cui ti diamo appuntamento per l'altro lunedì, praticamente dopo la sfida del quarto turno del Sei Nazioni. Ti ringrazio sempre. E vi do appuntamento alla prossima. Vi ricordo, siamo sui canali social di Per Sempre News, seguiteci come sempre. Saluti ovali a tutti. Grazie. Questo programma è stato offerto da...